Ecco lì arriva l'operatore. Dammi la vaselina. Vaselina adesso, vaselina. Non sembra. Io non mi preoccupo nemmeno per la gravità di quella ferita, mi preoccupo invece per le azioni di fuori i secondi. Secondo abbastanza interno. Leo, stai più sulle mani, muoviti sui tronchi. Insomma, capito Leo? Insomma. Era se poteva fare benissimo o meno, diciamo. Sì, e speravo che fosse un po' più alta. Sì, infatti. Grazie a Dario Barone e alla sua equip, ai colleghi, il collega operatore che si è infilato letteralmente sotto Bundu. E siamo a terza ripresa, un incontro in salita per il pugile fiorentino. Proprio in virtù di questo sinistro che nella prima ripresa gli ha aperto una leggera ferita, l'importante è che riesca a tenerla così e non farla aprire, per non farla aprire deve lontano l'avversario. Bundu deve fare una grande quantità di lavoro per tenere a bada questo avversario, che quando lui lo lascia un attimo riesce a portare dei colpi, quel jab destro soprattutto, colpi taglienti si direbbe, sono pericolosi anche perché entrano nella guardia più giusta. E sinistro, terribile. Ancora un sinistro, l'ha sentito Leonardo questo colpo, l'ha sentito soprattutto perché stava attaccando e si è sentito frenato a due sinistri che non sono potenti ma sono estremamente precisi. Sì, un terribile match, devo dire, proprio un terribile match per il nostro Bundu, che speravamo potesse trovarsi di fronte a un avversario meno ostico di questo. Io ho definito, ma in effetti lo è, perché è un pugile che non sai decifrare, non sai interpretare, voglio dire. A meno che gli dai due battellate. Ecco, c'ha un'altra cosa. Ancora sinistro in uscita. Ecco, anche un questo è stato questo ancora il fegato, il sinistro di Bundu. Dovrebbe aver fatto male, invece no. Lo si è fermato un tantino Leonardo Bundu. Probabilmente sta anche tentando di interpretare un po' la tattica di questo incontro, ovvero sia conviene andare sempre avanti bruciando tesori di energie, oppure aspettiamo un attimo e vedere che succede. Io preponderei per quest'ultima tesi, cioè aspettiamo un attimo e vediamo quello che succede adesso. Da fresco, adesso, ha provato adesso, sì. No, perché fino ad ora ha provato con questi attacchi poche sconsiderati, sì, e non le ha dato nulla. Adesso facciamo venire avanti questo qua, visto che non è abitudine di Ofta venire avanti, diamogli un po' di spazio. Io lo suggerirei questo, se potesse. Bravo Bundu, dovrebbe evitare i sinistri del suo avversario, magari con una maggior velocità anche di tronco oltre che di gambe. Un po' piantato sulle gambe Bundu, lo è anche Ortà indubbiamente. Sì, ma Ortà lo fa con una tattica diversa, quella di grande appoggio per portare con velocità i suoi jab e colpi diretti. I sinistri non riesce a interpretarli. Finalmente qualche schivato da parte di Bundu, brutto, sì, questo finale. Sono dei colpi che sono arrivati a segno in maniera molto precisa. Brutto questo finale, sì. Andiamo a sentire l'angolo, Barone. Volo a pagare. Sono pulito. Dai ragazzi, allentiamo un po' la situazione. Un bel applauso per Francesca, dai. Vai Reino, muoviti sui tronco per Berino, eh. No problema. Muoviti sui tronco, Leo, sulle mani, muoviti sui tronco. Sì. Capito? Ma la figlia di cosa? Dagio. Capito? Vai, guarda, siamo a posto con la ferita, non ti preoccupare. Non c'è problema. Sì, viene tranquillizzato dai suoi all'angolo Bundu. Ok, Reino. Dai su con le mani. Non è una bella ferita. Muoviti sui tronco, devia. E questa ripresa, a mio avviso, è stata del francese. E di Francesi che si alza adesso dall'angolo, e l'ho seguito nel minuto di riposo con molta molta serenità ad ascoltare i suoi secondi. Eh sì. E siamo alla quarta ripresa. Ed è ripartito ancora incontro in salita per Bundu. Vediamo. 1-2. Molto bene questa volta, è riuscito a andare all'indietro di quel tanto,
consentito di evitare i colpi del francese. C'è una lunghissime le braccia. Una lunghissima differenza di braccia, lo si nota proprio quando parte i colpi, sono nella stessa distanza naturalmente, e uno arriva e l'altro no. Va bene comunque Bondo a tenere questo mezzo piede in più di distanza perché poi deve stare attento, perché il colpo di Ortà arriva sempre come una frustata. Infatti lui mi pare che si sia messo un tantino più lontano per poi rientrare come ha fatto poc'anzi, nel momento stesso in cui Ortà va a vuoto, e fa bene a stare più lontano. Bundu, ecco che lui, come si avvicina lui, è più veloce Bundu. Eccolo qua, buona la sua combinazione, più veloce, braccia più lunghe, ne viene la differenza, più esplosivo Bundu, veloce e per linee dritte interne invece i colpi di Ortà. Potente il nostro pugile, però una precisione chirurgica da parte di Ortà nei suoi colpi, sia nel jab che nel sinistro. Ha un'impostazione di quelle che evita il colpo dell'avversario, anche perché riesce a bilanciarsi. Bravissimo Bundu, è entrato con un montantino corto di ribacchito, poi tenta il sinistro al fegato, il sinistro che non mi piace proprio da parte di Ortà. Portato anche in montagna, anche adesso riprova i montanti a vuoto per fortuna, ma lui trova strada con questo sinistro, lo trova sempre. Sì, ma lo porta, perché quel sinistro arriva come è stato quello che gli ha aperto l'occhio, ora lo portato schiva dall'esterno, certo. Ed è stato micidiale. Ora va a vuoto sul destro di Bundu, si trova un po' a disagio appunto con queste braccia lunghe. Non sono neanche d'accordo, adesso l'angolo poi lo sentiremo più attentamente, ha detto muoviti, sì certo muoviti, lo sa anche lui, però qui come io dico sempre, occorre sempre andare sul quadrato avendo una tattica e una controtattica. Bisogna considerare sempre quello che è il valore dell'avversario, indubbiamente può essere la sua risposta, certo. Allora, che fare contro un pugile che ha le braccia così lunghe ed è preciso? Devi sì avvicinarti, passare sotto e cercando di evitare i colpi di rete. Stacco pubblicitario, poi di nuovo qui al Pala Mandela di Firenze per il titolo della Comunità Europea tra Bundu e Ortà. In Piemonte la stagione continua. Uno, due, nove airbag. Questa sì che è sicurezza. 26 chilometri con un litro. Consuma davvero poco. Linee perfette, cura nei dettagli. È veramente bellissima. Filtro attivo antiparticolato. Respiro già meglio. Il tetto Ciel è tanto spazio. Ma questa è una suite. Peugeot 308 con 5 anni di garanzia. Prova anche tu una qualità che ti emozionerà e vinci un weekend in suite. Tenero, magro, saporito. Ogni giorno selezioniamo per voi il migliore petto di pollo italiano. Adesso, provatelo a fette, a 5,49 al chilo. Adesso, provate Conad. È appena cominciata la quinta ripresa. Dicevo, Nino...